Eccomi tornata con un nuovo video. Oggi video unboxing. Ho fatto un acquisto su Passione Unghie, perché per chi non lo sa sono un'onicotecnica e di tanto in tanto faccio qualche lavoretto oppure utilizzo prodotti su di me, e quindi andiamo ad aprire il pacco che ora prendo. Pacco molto gigante, pacco veramente enorme, non ci sta nemmeno nell'inquadratura, e forbici, perché l'hanno chiuso proprio molto molto bene, quindi lo vado ad aprire in qualche modo. Io adoro i prodotti Passione Unghie, sono veramente patita, hanno di tutto e di più, e negli anni si sono ampliati tantissimo secondo me nella scelta nei prodotti che vendono. Hanno aggiunto l'acrigel, l'acrilico in polvere, hanno aggiunto un botto di prodotti nuovi. E io ora ho fatto un po' di rifornimento di prodotti che appunto mi mancavano. Mamma mia, come è sigillato. Mi è arrivata in faccia. Che carina, mi hanno regalato una mega bag che adesso andiamo a aprire. Che carina. Tipo la spiaggia. Che cute. Pure per fare la spesa, è in tela, molto molto carina, bella, grazie Passione Unghie. Vado avanti, e mi hanno messo tutto dentro a dei sacchettini del genere, li tiro tutti fuori così tolgo via lo scatolo. Qua mi hanno mandato un dépliant in cui mi spiegano le novità. Di novità c'è la crema mani idratante lenitiva, e la crema piedi idratante. Grazie. Mi hanno regalato come sempre un pacchettino con dentro sicuramente dei glitter, come il loro solito, carini questi qui. Sono tipo oro. Quindi apriamo il primo pacchettino. Abbiamo... Ah, questo mi pare sia il kit di Acrigel, ma non ne sono sicura. Sì. Queste bustine sono sempre tanto carine, io le tengo sempre tutte. Una volta le facevano rosa, adesso le hanno fatte bianche. Abbiamo l'Acrigel Solution, questo qui. E questo qua è il formato da 110 ml. Lo apriamo. Ed è il liquido che serve per stendere l'acrigel. Poi abbiamo un kit di acrigel. Ora li apriamo. Me ne hanno mandati 4. Ne ho ordinati 4. E abbiamo il cover natural, che dovrebbe essere un rosato, il clear, poi abbiamo il cover baby pink e il soft white per fare il french, baby boomer, molto carino. E all'interno del kit c'è anche la spatola e il pennello. La spatola e il pennellino, di qua c'è il pennello per stendere il prodotto, la spatolina per prelevare il prodotto. Molto molto carino. Acrigel mi piace molto, io ne ho già un paio che utilizzo soprattutto su unghie molto difficili o deboli, ed è molto molto valido questo qua di Passione Unghie. Passiamo all'ultimo sacchettino, che è quello un po' più cicciottoso. Lo apriamo e pesco il primo prodotto. Ah, ottimo. Ordinato delle punte per la fresa. Loro fanno questi kit carini che all'interno hanno tutte le punte per la dry manicure. Visto che quelle che ho io non sono proprio all'ultima moda, perché quando feci il corso comprai tutto, per tutta la fresa con tutte le punte, però con gli anni si sono rivoluzionati un po', ho deciso di acquistare questo kit che non costa nemmeno tantissimo, le proverò e vi farò sapere. Altro prodotto nella busta, ho preso l'Ultra Gloss, che è praticamente il sigillante
con cui mi trovo molto bene io. Ne fanno veramente molti, però questo qui è il mio preferito. Il Master Rose, che è un gel costruttore, se non erro. Sì, un gel costruttore che non ho mai utilizzato, perché io utilizzavo l'Extra Pink per fare il French, comunque un color carne. Però questo qui, da come ne ho sentito parlare, dovrebbe essere più rigido. Ed è così. Adesso mi sono stati appena mandati, quindi il prodotto è leggermente ribaltato. Però è molto viscoso, come vedete, non cade, non si ribalta. Quindi perfetto, mi piacciono quelli che posso proprio modellare a mio piacimento. E questo qui appunto è il Master Rose. Mi piace un sacco che hanno cambiato anche le confezioni, le hanno fatte più ricercate secondo me, perché sono in vetro, prima le facevano in plastica. Poi abbiamo l'Extreme Base, che è una base che si usa proprio a contatto con l'unghia, il primo strato che faccio di gel. Ed è una base che ti permette di, cioè va proprio un botto grip sull'unghia, e a me piace veramente tanto come performa. Anche la base alfa mi piace, però questa secondo me è molto molto meglio, soprattutto se bisogna fare un semi permanente. A me piace un sacco. Prima di andare avanti mostrandovi gli altri prodotti, vi voglio chiedere un favore. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, a me fa molto piacere e spero anche a voi. E soprattutto fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo brand, ma sicuramente sì, e se avete mai provato questi prodotti. Per me sono veramente eccezionali. Altro prodotto che ho acquistato è l'HD Baby Pink Fiber Base, che è praticamente un gel semipermanente molto elastico, ad alta densità, ed è però in vasetto. È in vasetto, quindi io mi ci trovo meglio nei vasetti, perché così riesco a prelevare tutto il prodotto, e quindi è molto molto bello. L'unica cosa è che quando vado a lavorare sui clienti io vado a mettere il prodotto in un tappino su una palette per non contaminare. È molto viscoso per essere semipermanente ed è appunto rosato. Ho ripreso il mio amato Monoff, che è il mio monofasico, che ti permette di fare dei piccoli allungamenti, ed è comunque un semipermanente, quindi va ad agire come un semipermanente. Questo qui è un costruttore monofasico, glielo apro, però questo è già molto liquido e mi ci trovo benissimo, lo uso da più di 3 anni, ha solo cambiato la confezione, ma il pack, cioè il prodotto all'interno è lo stesso. Abbiamo il binder. Il binder, in realtà ho sbagliato, non devo ordinare il binder ma il primer, perché io utilizzo sia primer non acido che il primer acido, che è il binder per l'appunto. E va bene, ce l'avrò di scorta, la prossima volta che faccio un ordine mi ricorderò di prendere il primer, perché è quello che sto terminando. E basta. Non ho acquistato altro, dovevo giusto fare un po' di scorta ricerca ha dato questi risultati. Ma che hai? Non ho preso cose molto particolari, perché in realtà mi servivano più che altro quelle cose per la struttura, che per l'appunto mi stavano andando a finire, quindi ho detto faccio un bell'ordine e prendo le cose che mi servono urgentemente. Poi più avanti vedrò di cercare, ho già rivisto sul sito cose molto interessanti, però ho detto piano, con calma, ho già speso 155 euro, quindi diamoci una calmata, perché se no non ne uscivo più. Spero che il mio shopping e il mio unboxing vi sia potuto essere utile. Se mi volete chiedere qualcosa sui prodotti sarò lieta di aiutarvi nei commenti. Cosa mi sto dimenticando di dirvi? Ah, vi lascerò tutti i link in info box di questi prodotti che ho appena acquistato. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like di supporto, correte a seguirmi anche su Instagram, che mi fa tanto tanto piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!